Ciao, siamo qui con Ermoneta, al secolo. Nome e cognome? Danilo Piccinini. Hai un circolo d'appartenenza? Sì, il Rainbow di Ferrara. Raccontaci come sei arrivato qua. Adesso ne approfitto dell'intervista perché mi hanno castigato per un giro, perché ho esultato un attimino. Perché sta facendo spettacolo. No, sono venuto qua perché Nuno e Massimo, che organizzano questi tornei, insomma, ogni tanto saltano da noi al circolo, poi insomma mi hanno anche sponsorizzato la rivista numero uno del poker italiano, lo devo dire, poker sportivo, rivista numero uno per i pokeristi. Adesso siamo anche aumentati sulla sponsorizzazione, da un panino al prosciutto siamo passati anche alla mortadella, e quindi insomma ringrazio gli sponsor per il panino alla mortadella, che è un po' insomma il mio snack preferito. Insomma, ci stiamo divertendo questo torneo qua, è la prima volta che faccio un torneo cash. È la prima volta in Europa che c'è un torneo cash. Esatto, io all'estero non ci vado perché giro ancora con la carrozza, e quindi al massimo arrivo qui a Nuova Gorica, dove vengo sempre a fare gli eventi comunque organizzati, a parte gli scherzi. Come raccontavi ieri a Fratti, tu giri in taxi. Esatto, solo... Ah, grande Frati, arrivato 18esimo, il mio amico Frati mi ha portato quello che vedete fotografato, il posacenere di Las Vegas. Con l'aereo in carta per andare a Las Vegas. Esatto, proprio quello. Raccontaci come sta andando il tuo tavolo. Ma ho avuto una mano, insomma, ieri al primo livello, seconda mano 1-1, c'erano già dei piatti da 1200 euro. Questa forse è una cosa che è un po' da organizzare, un'entrata 1-1 con 500 è abbastanza, trovandoti della gente come Augusto, l'eunuco gelatinoso di Augusto, insomma c'era già un piatto da 1200 euro la seconda mano. Ho fatto una mano con Asso K di grande buio, c'era un rilancio da middle position con 7-7, un re-raise sul rilancio con 10-10, Augusto da bottone con 5-9 manda la vasca per 1300 euro, no, re-raise da bottone, io mando la vasca con Asso K da grande buio, 7-7 fold, il 10-10 comunque aveva sui 300-400, entra nel piatto e Augusto colla con 5-9. Asso K, flop bianco per l'asso K, il set di 7, il set di 7, e Augusto al river mi fa 9, esce un 9, quindi con 5-9 ha vinto un piatto della Madonna, insomma, che si può dire della Madonna, sì. Hai già detto. Ah, grazie, giusto. E niente, però adesso sono in castigo perché Bojan mi ha castigato, perché ho fatto come fanno i personaggi famosi del poker, vamos, e quindi mi ha castigato. Ti ha fatto andare? Sì, mi ha fatto fare una pausa più lunga, ma meglio così risparmio. Poi insomma ci stiamo divertendo, siamo 7, 8, 9 persone, tutti di Ferrara. E insomma ne combiniamo, poi lasciamo alcune cose, insomma sono un po' beep, quindi insomma, ci stiamo divertendo, ecco, tra amici. Hai delle carte preferite? Sì, io di solito mi piacciono quelle suite dal 10 jack in su, ecco. Ti accontenti? Sì, esattamente, sì. L'hai visto questo torneo o non si fanno vedere? No, guarda, quando è uscito Fratti dal tavolo, che hanno rotto il tavolo, ho fatto due mani che ho triplicato. Ieri Fratti era con noi giù al casinò, giocavamo la ruota in società, poca roba. È uscito dalla società, abbiamo iniziato a vincere, quindi io penso che Fratti sia un po' un gufo. Comunque è arrivato 18esimo a Las Vegas. E poi ti ha portato il posacenere. Mi ha portato un posacenere, sì, poi insomma ci stiamo divertendo, ecco. Poi a prescindere da tutto, io non sono un gran professionista nel poker, gioco un po' così per divertirmi, per stare in compagnia, ma anche per stemperare le varie, insomma, i vari stress del lavoro e così, insomma, faccio tutt'altro, sono un imprenditore e quindi gioco a poker per stare in compagnia, non certamente
per arrivare a farlo da professionista o vivere su quello, insomma. È un hobby quindi per te il poker? Sì, sì, è un hobby, esattamente un hobby. 4-5 anni che lo gioco, ho iniziato... Del poker, ma non è bellissimo, perché sinceramente ho imparato a giocare dopo un'operazione alla schiena, insomma, e quindi dovevo stare un po' fermo 15 giorni, ci sono stato 7 giorni fermo perché io non riesco a star fermo. E mio fratello mi ha messo il computer qua mentre ero a letto fermo perché ero stato operato, e da lì ho iniziato a giocare a impararlo un pochettino, insomma. Poi siamo andati a Ferrara, hanno fatto un ottimo circolo, direi gestito molto bene, e quindi sono andato lì a giocare live, insomma un po' mi conoscono un po' tutti, ma non sicuramente per le bravure del poker, ecco, diciamo così, un po' più per la pazzia e l'amicizia che ci metto al tavolo, ecco. E la simpatia che dai in sala. Forse sì, poi mi mettono in castigo però, 7 in condotta, sono abituato a aver 7 in condotta già fin dai tempi della scuola, ecco. Quindi come ai tempi della scuola ti rimandiamo a settembre per la prossima tappa. Esatto, ci sarò sicuramente, grande. Io ti ringrazio e un in bocca al lupo per il proseguo da Remida. Crepi il lupo e ti voglio tanto bene. Ci vediamo dopo. Ciao.